C'è stata una forte accelerata nel Vallo di Diano e nel Tanagro per quanto riguarda la vaccinazione. Questo per diversi motivi, innanzitutto l'aumento dei giorni dei vari hub vaccinali del territorio, dopo una riunione dei sindaci e degli amministratori di inizio gennaio. Abbiamo voluto fortemente aumentare le sessioni di vaccinazione sia con giornate dedicate sia su convocazione, ha riferito infatti il sindaco di Sassano, Domenico Rubino, non solo al centro di Cagliazzano ma anche a quello di Reggiano, entrambi sotto la direzione della dottoressa Rosa D'Alvano del distretto sanitario del Vallo di Diano. Ringraziamo anche Vastola, ha aggiunto il primo cittadino di Sassano, per averci fornito il personale per affrontare queste giornate così importanti. A Sassano, ad esempio, in circa due settimane sono state vaccinate 4.000 persone con prima, seconda e terza dose. Numeri simili anche nel centro PSAUT di Teggiano, 3.000 vaccinazioni nel centro di Polla da metà gennaio a oggi, comprese le categorie fragili che sono state vaccinate all'ospedale Luigi Curto di Polla. A Polla, dopo l'attenzione posta in essere dall'amministrazione e anche dall'ospedale e sotto la direzione della dottoressa Morra, ieri c'è stata una giornata divisa per i quattro comuni serviti dal centro Don Bosco, oltre a Polla, Sant'Arsenio, San Pietro Altanagro e Atena Lucana. Nessun problema di sorta, nessuna fila e tantissime vaccinazioni. A Sala Conserina, nella giornata pur caotica di giovedì, si è arrivati a quasi 1.000 vaccini in un giorno. Prosegue poi a ritmo serrato anche l'inoculazione di dosi anti-Covid a Caggiano, con un'accortezza particolare per i più piccoli per la giornata dedicata a loro domenica prossima. A Sala Conselina, infine, sono quasi 400 i bambini nella fascia 5-11 anni vaccinati dall'apertura dell'hub pediatrico.